Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche se non si hanno abbastanza tasti. Oggi andremo a fare l'unboxing e la recensione del controller per Nintendo Switch pensato per celebrare l'arrivo del Nintendo 64 all'interno del catalogo dell'NSO. Vale la pena investire più di 50 euro per questo controller? Ci troviamo di fronte a una periferica utile oppure tra le mani abbiamo un prodotto pensato solo per i collezionisti? Ma soprattutto, perché ha questa forma? Tranquilli però, perché mi sono sacrificato per voi e in questo video passeremo in rassegna tutti i pro e i contro del tridente. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a darmi una mano nella realizzazione del progetto di conquista di YouTube Italia. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Poi in descrizione trovate anche il link al Poreon, il Patreon dei Poracci. Inutile dire che senza il vostro supporto non potrei mai permettermi di investire così tanto nel canale. Quindi un grazie di cuore a tutti i Poreon passati, presenti e futuri. E ora è tempo di unboxing. Iniziamo! La confezione è elegante e minimalista, nessuna scritta degna di nota se non qualche informazione sul retro. Il rosso è il colore predominante, a ricordarci che questo controller è un'esclusiva dell'NSO e infatti si pone in diretta continuità con il packaging già assaporato con le precedenti riedizioni di NES e SNES. Aprendo la scatola, oltre al controller imbustato, abbiamo nel secondo scompartimento un cavo USB di tipo C e il manuale multilingua piegato più e più volte. Al primo impatto il controller fa un figurone, è praticamente indistinguibile dall'originale. Qui potete osservare fianco a fianco i due pad e sfido chiunque a trovare qualche differenza palese. Ovviamente il vecchio controller ha qualche cosa in meno e anche qualcosa in più. Mi riferisco al cavo con jack proprietario che si interfacciava direttamente col corpo macchina del Nintendo 64 e lo slot per pack aggiuntivi posto sul retro. Qui si infilavano le memory card o i rumble pack per dotare di vibrazione il tridente, mentre nella riedizione questo spazio è stato chiuso e ospita probabilmente quella che è la nuova batteria per la comunicazione Bluetooth. In più invece ci sono alcuni pulsanti per interfacciarsi col sistema operativo di Nintendo Switch. Nella parte superiore abbiamo quindi il tasto home, quello per gli screenshot, un tasto di sincronizzazione e anche il tasto ZR, fondamentale per accedere al menu dell'applicazione di Nintendo Switch Online, per creare punti di sospensione e ritornare alla schermata di selezione titoli. A completare il quadro delle aggiunte ci sono i LED che indicano il numero del giocatore e l'entrata per il cavo USB-C fornito in dotazione. C'è anche una piccolissima differenza nella levetta analogica che ora non ha più la plastica bucata al suo centro, ma per il resto il controller è identico. Spiccicato. Una cosa che ho molto apprezzato è che il feeling dello stick, tanto quanto quello dei tasti, è lo stesso degli anni 90 ed è un vero e proprio tuffo nel passato, dove tutto era un po' più plasticoso e giocoso rispetto ai controller di oggi. A livello di design lo promuovo pienamente. Si tratta di una replica fedele in tutto e per tutto, che però aggiorna le funzionalità del pad senza stravolgerne l'essenza. A questo punto però è necessario fare una precisazione sul controller. Si tratta di uno dei design più astrusi mai visti in un controller moderno e il tridente da sempre è stato criticato da un po' tutti quanti i giocatori. Oggi ancora di più ci si scontra con tutti gli evidenti limiti di questo pad, ma è giusto contestualizzare storicamente il tridente come un esperimento, anche per capire cosa passava nella testa di Nintendo in quel periodo. Se insomma vi state chiedendo come sia stato possibile che si sia partiti da questo per passare a quest'altro, per arrivare infine a questo, beh, la spiegazione è semplice. Il Super Nintendo era una diretta evoluzione degli 8-bit del NES e in quanto tale il controller era un'espansione di quei concept ludici. Stessa disposizione, più tasti e design finalmente ergonomico. Con Nintendo 64 ci fu però un radicale cambio di paradigma e i controller dovevano ora essere in grado di assecondare la rivoluzione del 3D. Sony inizialmente propose per la sua PlayStation un controller ispirato al pad dello SNES senza apportare alcuno stravolgimento. Nintendo invece, arrivando con qualche anno di ritardo, intuì la necessità di introdurre qualcosa di nuovo per permettere al giocatore di muoversi con agilità in uno spazio tridimensionale.
Il pad del Nintendo 64 è quindi iconico, perché introdusse concept geniali come lo stick analogico o la pulsantiera C, che presto si sarebbe trasformata in una seconda levetta. Non c'era però ancora una consapevolezza precisa di quello che si stava facendo, e con l'impostazione a tridente si cercò di creare una periferica versatile e adatta a tutte le situazioni. Durante il reveal allo Show Shinkai del 95 era possibile già intravedere il materiale illustrativo che sarebbe poi sopravvissuto all'interno del libretto di istruzioni della console. Tre sono le posizioni principali. Agguantando i grip esterni si aveva la configurazione pensata per i giochi in due dimensioni. Lasciando la mano destra in posizione e spostando la sinistra al centro si otteneva la configurazione pensata per i giochi in tre dimensioni, come Super Mario 64. Mentre prendendo il grip esterno con la mano sinistra e quello centrale con la destra, ecco la posizione perfetta per gli FPS. Capite che proporre un controller dove è impossibile utilizzare tutte le sue feature contemporaneamente non è un'idea geniale, ma va riconosciuto al tridente di aver spianato la strada a quelli che poi sarebbero diventati i controller standard. Sony perfezionerà tanto l'idea dello stick analogico col suo dual analog quanto quella della vibrazione, integrando nella revisione definitiva del controller PlayStation 1, il DualShock, anche la funzione disponibile tramite Rumble Pack. Quindi si tratta del controller definitivo più comodo di sempre? Decisamente no, ma riveste comunque un'importanza storica fondamentale. Ora però cerchiamo di capire come funziona su Switch. Inutile dire che con il catalogo Nintendo 64 si comporta in maniera egregia, essendo stato pensato come la modalità perfetta per sperimentare il divertimento originale. Attenzione, perché qui non si tratta solo di un fattore nostalgia dove noi boomer ci illudiamo di ritornare all'infanzia prendendo in mano un pezzo di plastica uscito direttamente dagli anni 90. In realtà il controller Nintendo 64 pone rimedio a uno dei più grandi problemi del catalogo su NSO, la mappatura dei tasti. Al di là della qualità dell'emulazione, la vera criticità è come il posizionamento degli input sia stato deciso in maniera arbitraria da Nintendo e non si possa modificare di titolo in titolo, ma solo attraverso le configurazioni generali di sistema, una possibilità non comodissima e soprattutto che non consente di personalizzare appieno il layout. Il pad sarà riconosciuto automaticamente e rende l'esperienza di gioco molto meno confusionaria. In quest'ottica il pad è un acquisto consigliatissimo. Purtroppo però il suo utilizzo rimane confinato al catalogo Nintendo 64 su NSO. Appena usciti da questo ecosistema, il pad diventa sostanzialmente inutilizzabile. Ci sono troppi pochi tasti per poter giocare correttamente a titoli più recenti e, paradossalmente, anche il Super Mario 64 della 3D All Stars non riconosce il corretto layout del controller, male interpretando il ruolo del tasto B. Ma qual è il problema, direte voi? Poro, basta che vai nelle impostazioni di sistema e rimappi i tasti del controller Nintendo 64. Illusi! Poveri, poveri illusi! Nintendo infatti, con una mossa a dir poco inspiegabile, ha deciso che la funzione di rimappatura dei tasti non è disponibile per il controller del Nintendo 64, quindi potete dire addio a qualsiasi speranza di riutilizzarlo come un normale controller sostitutivo. In molti casi sarà impossibile giocare con il pad, soprattutto ai titoli che richiedono l'utilizzo dei tasti X e Y. Vale la pena quindi comprare questa riedizione? Come al solito dipende tutto da quello che cercate. Se avete intenzione di investire nella libreria Nintendo 64 su Switch e giocare senza problemi, nel modo più comodo possibile, a tutti i titoli Nintendo 64 che piano piano verranno aggiunti all'interno del servizio, la risposta è assolutamente sì. Discorso diverso invece se cercate un controller versatile e adatto a tutte le situazioni. Per i giochi Switch è sostanzialmente inutilizzabile, e anche su PC ho riscontrato diverse segnalazioni di utenti che indicano problemi di compatibilità. In quest'ottica il Pro Controller, sebbene leggermente più caro, rimane l'opzione da preferire sempre e comunque. Dal mio punto di vista, il controller del Nintendo 64 rimane un'operazione pensata per i nostalgici o per quella stretta cerchia di giocatori che vuole rivivere o scoprire per la prima volta il catalogo del Nintendo 64, nel modo più fedele possibile all'esperienza originale. Per tutti gli altri, cioè la stragrande maggioranza dei giocatori, esistono modi decisamente più intelligenti per investire i propri soldi. Poracci, voi cosa ne pensate di questo tridentone? Lo avete acquistato oppure questa volta Nintendo non avrà i vostri soldi? Soprattutto, c'è qualcuno che comprerà il pad Mega Drive? Come al solito aspetto le vostre risposte qua sotto nei commenti. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi do appuntamento a domani per un nuovo video. Voi intanto fate i bravi, riposatevi e nerdate duro. Io sono il Poro64, Michele Tridente, ciao!
Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Capite che proporre un controller dove è impossibile utilizzare tutto...